Benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. Buongiorno, buongiorno. Allora iniziamo subito con una notizia così che ha il suo peso e riguarda licenziamenti dentro ATAC. Chi è stato assunto non secondo la legge sarà licenziato. Di solito è molto complicato un'operazione del genere, no, assessore? Cioè licenziare qualcuno perché comunque entrando poi in azienda si acquisiscono dei diritti, per cui è complicato. Come riuscirete a licenziare chi attraverso la cosiddetta parentopoli è stato assunto dentro ATAC? Allora sì, questo purtroppo è un problema, come diceva anche lei, di una certa importanza, nonché di delicatezza. E a dicembre l'azienda ha ricevuto comunicazione della condanna di due ex amministratori delegati e due ex direttori del personale, e proprio per il caso Parentopoli. Quindi in cosa consisteva in sostanza? L'assunzione, diciamo comunque diretta, senza procedure concorsuali di personale, prevalentemente di personale amministrativo. E quindi questo evidentemente cosa ha comportato? Che non fossero state fatte delle procedure concorsuali, che sono tra l'altro obbligatorie trattandosi di ATAC, un'azienda pubblica, per cui di fatto ci sono state delle assunzioni illegittime e anche illecite, come si legge anche dalle motivazioni alla sentenza. È chiaro che questo è qualcosa che non possiamo assolutamente più tollerare. Cioè, quello che vogliamo è che ATAC si risorga, che ATAC sia rilanciata, ma deve essere rilanciata anche attraverso delle procedure che guardino alla trasparenza, alla legalità e soprattutto anche al merito. Non possiamo qui permetterci di consolidare delle scelte sbagliate, diciamo anche in qualche modo efferate, fatte nel passato. Bisogna adesso a questo punto segnare uno spartiacque tra quello che è stato e quello che sarà. Credo che questa amministrazione, anche la nuova governance di ATAC, abbia il dovere, anche ha un compito che è stato ricevuto anche da cittadini in sede di elezioni, di cambiare volto a tutta la città e anche alle partecipate, nel caso specifico ad ATAC. Sappiamo che ATAC è un'azienda che ha una montagna di problemi, lo sappiamo tutti, abbiamo visto il servizio scadente che a luglio abbiamo trovato qui in città e che stiamo faticosamente, perché insomma un'azienda non si risana dall'oggi al domani, superando. E quindi crediamo che gli interventi su ATAC debbano riguardare diversi fronti, sia il lato industriale, quindi che riguarda il recupero di autobus, il recupero di treni per la metropolitana, quindi miglioramento complessivo del servizio, e che è questo quello che ci richiede la città, perché il cittadino deve avere il diritto di arrivare a una fermata bus e di avere un bus che passi con orari, quantomeno ragionevoli. Certo. E poi abbiamo l'esigenza anche di andare a incidere anche sulle altre parti che non funzionano. Quindi ATAC ha sia un problema industriale, ma anche un problema veramente di gestione anche del personale, che è stato evidentemente votato a logiche clientelari basate su rapporti di amicizia nel passato. Questa cosa non dovrà mai più accadere. E siamo allora al primo punto. Ci sono altri punti, assessore, può immaginare bene. Veniamo anche al servizio, no? E anche ad una ricorrente, non è la prima volta che ne parliamo, però succede continuamente che un autobus, sono molti ad oggi, prenda fuoco e si incenerisca, vada bruciato completamente. È sorprendente agli occhi almeno di chi ne sa poco. Qual è il motivo? Allora, qual è il motivo? Questo è quello che io chiaramente abbiamo, io e anche la Commissione Mobilità abbiamo più volte chiesto dei documenti in merito. C'è una commissione d'inchiesta ovviamente aperta all'interno dell'azienda per capire quali sono tutte le cause che stanno portando a questi episodi, e in ultimo quello di ieri. Quello che so fino adesso è che questi incendi riguardano prevalentemente un modello di bus, un modello specifico che ha in termini tecnici il motore localizzato in un certo punto della vettura, quindi che facilita, se così possiamo dire, il rischio di incendio. È pur vero poi, tra l'altro, che questi sono tutti mezzi molto molto vecchi, quindi più andiamo avanti con il tempo, più i rischi di
di cattivo funzionamento. Sì, l'ultimo mi pare quello andato bruciato a Ciampino avesse 13 anni, credo, qualcosa del 13, genere. Esattamente 13. Allora, questo è chiaro che dobbiamo andare a fondo anche su questa vicenda, perché la sicurezza è prima di tutto. Io voglio che tutti i cittadini che salgano su un bus o che anche vadano in metropolitana possano percepire questo servizio anche come sicuro, quindi l'azienda dovrà dare un riscontro adesso su quello che è successo, o farci avere a noi come socio unico delle carte in cui ci dia delle motivazioni, e quindi si accerti di tutte le cause. Ed è chiaro che comunque la principale azione da fare, oltre a capire bene quali sono le responsabilità, è quello di impegnarci, come già stiamo facendo, nel rinnovo del parco bus di superficie. Questo evidentemente è un qualcosa di necessario, no? Poi, a prescindere dagli incendi, questo è un qualcosa che va fatto per migliorare il servizio. Su questo, come sapete, insomma, ci sono sul campo tutta una serie di attività, a partire dai 150 bus, i famosi 150 bus che ormai sono quasi tutti su strada, per poi passare ai 15 nuovi bus che arriveranno da qui a 2 mesi. Abbiamo chiuso un bando di assegnazione circa 2-3 settimane fa, quindi tempi tecnici per procedere con immatricolazione, assicurazione, e poi anche questi 15 bus potranno essere in strada. Ulteriori 60 arriveranno entro la fine dell'anno, inizio anno prossimo, e so per certo che l'azienda sta anche realizzando un nuovo bando per l'acquisizione di altri 150 bus aggiuntivi rispetto a tutti quelli che vi ho detto e di cui ho parlato anche in questi ultimi mesi, quelli che immaginiamo da qui a inizio primavera 2018 arriveranno sicuramente. Io immagino, assessore, anche se capisco che non è facile, un conto è l'immaginazione, il sogno, ma vorrei per una città come Roma autobus silenziosi. Vagheggio proprio questa possibilità. Sappia che qualche anno fa, quando arrivarono i primi autobus elettrici, piccoli, però sono passati degli anni, quindi anche la tecnologia ha fatto dei passi in avanti, al centro rimasi stupito nel vedere l'autobus che si muoveva e io non lo sentivo. Era una cosa surreale per me, ma a pensarci che potesse essere l'abitudine a Roma, oltre ai tram, ma anche l'autobus elettrico, in linea con i tempi, con le possibilità che oggi consegnano un'autonomia maggiore appunto al mezzo elettrico, sarebbe veramente un sogno. È proprio impossibile? Guardi, io personalmente sono andata a fare un giro nel deposito dove sono i bus elettrici che erano una volta in funzione sulla parte delle linee centrali della città. E è chiaro che è un parco bus in questo momento lasciato a se stesso, anche questo, diciamo, un emblema, come dire. Ma perché? Per quale motivo lasciato a se stesso? Sì, ma perché è lasciato a se stesso? Insomma, c'è stato un problema di contenzioso con l'azienda che ha prodotto quei minibus, e che poi aveva un contratto di manutenzione completa, cosiddetta full service. E quel contratto adesso è scaduto già da tempo, e i bus sono inutilizzabili perché poi sono usciti fuori dei difetti per quanto riguardava la collocazione delle batterie, e poi ci sono stati problemi anche sui telai di questi bus. Comunque l'indirizzo che questa amministrazione ha dato è di intervenire per recuperare anche questo, almeno parte di questo parco veicoli elettrici. Insomma, quindi credo che di qui a tot tempo avremo delle notizie positive anche in questo senso. Chiediamo all'assessore anche sulla questione taxi, oltre al problema particolare della categoria c'è anche quello delle manifestazioni che già ci sono state, e se fosse possibile aggiustare il problema e quindi evitare anche questo disagio non sarebbe male. Ci attualizza insomma la situazione al momento, perché si parla di sciopero ancora. Sì, io vorrei ricordare che purtroppo questo è un problema di gestione nazionale, ecco, quindi noi come comuni possiamo partecipare al dibattito anche, insomma, però non abbiamo un potere di intervento diretto su quello che sta succedendo a livello nazionale, perché ripeto, la legge di riferimento è una legge nazionale. Quindi io però quello che posso dire, già mi sono espressa su questo punto, è che qualsiasi tipo di riforma debba essere fatto nel settore del trasporto pubblico non di linea, che è il mercato a cui appartengono sia i taxi sia i NCC, va a stare attraverso delle
come dire, dei processi che siano partecipati, che siano condivisi e che soprattutto mirino a un obiettivo. Quindi dobbiamo liberalizzare, facciamolo però seguendo eventualmente, dico, delle procedure, quindi non attraverso emendamenti approvati in notturna che tentano un po' di arginare il confronto poi diretto con il mercato e con le categorie. E ho incontrato i tassisti già qualche giorno fa per chiedergli anche come stesse procedendo la contrattazione col Ministero e insomma per capire quali fossero gli umori rispetto a questo sciopero. È chiaro che io ho chiesto che siano garantiti quello che è previsto per legge, vale a dire tutti i servizi minimi, cioè di trasporto delle persone con disabilità, comunque delle categorie fragili, e il trasporto di soggetti che ne avessero bisogno verso gli ospedali. Quindi ho chiesto che i servizi minimi fossero assolutamente garantiti e che soprattutto non si mettessero su piazza episodi di violenza. Purtroppo sappiamo che se c'è una mela marcia poi, come dire, si fa tutta verso un fascio. Quindi ho chiesto, mi raccomando, cercate di evitare episodi di violenza che noi come amministrazione evidentemente condanniamo. Ma questa è stata la richiesta fatta da questa amministrazione, in attesa poi di verificare quello che il Ministero sta elaborando per questa categoria. Senta, una cosa soltanto, c'è un ascoltatore che chiede buongiorno, apprezzabile su ATAC l'azione a favore della legalità, ma dovrebbero però muoversi allo stesso modo anche nelle altre partecipate, l'AMA, la CEA, eccetera. Guarda, riferirò a Massimo Colomban della cosa. Insomma, la mia gestione diretta è su queste su ATAC, naturalmente, aziende. Certo. Quella più grande, è chiaro che l'intervento è importante. Senta, un qualche secondo ancora per i progetti futuri, ce l'abbiamo, assessore Meleo? I progetti futuri sono tanti. Insomma, per l'azienda ATAC, insomma, il piano industriale è quasi concluso, per cui immagino che da qui a un tot, insomma penso entro un mese al massimo, sarà poi presentato, arriverà anche il nuovo direttore generale entro credo il 1 aprile, che poi riuscirà a dare anche come dire, una nuova visione all'azienda, sempre nell'ottica del risanamento. In quanto alla mobilità su città, siamo al lavoro su tutta una serie di progetti che io chiamo leggeri, e quindi che riguarda la corsia preferenziale, che riguarda tra l'altro anche la nuova viabilità dei taxi sulla stazione Termini. Questa è una cosa che i tassisti ci hanno chiesto ripetutamente, insomma è pronto, quindi di qui a qualche giorno avremo anche lì i nuovi flussi di traffico, e stiamo lavorando anche su alcune piste ciclabili, quindi insomma a breve avremo anche novità in questo senso. Siamo in una fase, diciamo, di conclusione dei progetti definitivi. Allora, sempre di più comunque in diretta con i cittadini, contiamo di sentirla presto per dirci anche come procede questo repulisti all'interno, repulisti nel senso di chi naturalmente ha ottenuto un posto in maniera non regolare. Grazie all'assessore Meleo, le auguro buon lavoro. Grazie, arrivederci.